1997, quando stavamo per registrare un disco che poi ci ha prodotto lui? Bella domanda. Carlo Rossi credo di averlo conosciuto a fine anni 90. Carlo l'ho conosciuto anni fa. Carlo l'ho conosciuto, potrebbe essere tipo nell'89-90. Ma Carlo, vabbè, lo conosco, sinceramente non mi ricordo da quanto, ma da un sacco di anni. Poi ci ho avuto a che fare con lui in modo più, diciamo, ravvicinato, quando abbiamo lavorato a Transeuropa a fare Babilonia Poesia. Carlo l'ho conosciuto perché è stato colui che ha prodotto il primo disco da musicista che ho avuto l'occasione di fare nel 1984. Carlo è l'infinito passato. Io ho conosciuto Carlo che erano ragazzi, si suonavano tutti alle prime armi, c'era la scena di Milano, la scena di Torino, e quindi noi, Carlo. Non ti saprei neanche dire l'occasione esatta, però ci conoscevamo da tantissimo tempo. Come ho conosciuto Carlo? Storie lontane, lontanissime. Carlo l'ho conosciuto prima di nome, perché anni 80 era di Firenze, di FIBA e tutti i gruppi di quel genere lì erano prodotti da, o perlomeno registrati da Carlo Rossi. Sto cercando di ricordarmi il momento esatto, però che non ricordo. Però ricordo che frequentavo una cantina due piani sotto terra di via Accademia Bertina, che all'epoca si chiamava TKS, che era l'acronimo di Techno Spray, un gruppo New Wave di Torino, si parla della Torino del 81. La nostra amicizia è diventata subito spontanea e autentica. Io nell'81 avevo 18 anni e ho avuto la fortuna di imbarcarmi in un'avventura con uno dei gruppi che frequentavo quello spazio. Uno spazio che fu rivoluzionato dall'arrivo di Carlo Rossi, perché era decisamente una figura più strutturata, più lucida e con un'ambizione in senso positivo legata alla volontà ferrea di creare uno studio di registrazione. Completamente. Non sarei qua. Vabbè, di sicuro non solo musicale, penso che tutti quelli che l'hanno conosciuto abbiano avuto così, abbiano imparato tanto umanamente e anche musicalmente, ovviamente, cioè lui mi ha dato tanti consigli, tanti suggerimenti, è stato comunque un faro di sicuro. Bella domanda, tanto, nel senso che comunque con lui ha fatto la produzione artistica del primo disco e siamo diventati soci del Transeuropa, quindi io, lui, Andrea Costa e Andrea Lesmo abbiamo costruito in 3 anni il Transeuropa, cioè è stata, diciamo, una roba, ecco. In ogni caso Carlo mi ha cambiato il modo di vedere la musica, mi ha portato alla curiosità per la produzione artistica. Credo di poter rispondere sinceramente, sarebbe stato non solo molto diverso, ma forse non avrei neanche fatto questo lavoro, perché le mie esperienze da musicista con altri produttori non erano state particolarmente incoraggianti né gradevoli, e Carlo invece mi ha proprio trasferito l'amore per questo mestiere. Il mio rapporto con Carlo è sempre stato quello di una specie di apprendista, no? Diciamo così, alla verità, no? Come un artigiano che forgia un tipo di materia, che quello del suono, riesce a tramandare alcuni segreti, a darti alcuni consigli, perché poi ognuno ha sempre fatto la sua strada e sarebbe molto diverso da questo punto di vista. Mi colpì moltissimo un giorno che andai a vedere come procedeva il lavoro di questo studio che divenne qui in Transeuropa, in via Canova, e vidi Carlo Rossi da solo, erano tipo 4 soci, cioè solo lui in quel momento, con la fiamma ossidrica in mano, che stava praticamente intelaiando le pareti dello studio, montando la struttura di ferro, e lì capì veramente chi era Carlo Rossi. Nella metà musicale, perché tutti
quanti si dedicano normalmente al discorso del, non so, scuola per chitarristi, scuola per batteristi, scuola per cantanti, e in realtà queste cose qua è già pieno. Secondo me è veramente una cosa nuova e importante. Allora, ci pensavo oggi, se posso essere sincero, avrei fatto a meno dell'associazione e avrei preferito avere Carlo, però molto bella. Quindi portare l'interesse verso quello che è la produzione, quello che è l'arte della musica, perché la musica è comunque l'arte dei suoni, è secondo me un'idea fantastica. È una cosa assolutamente molto bella per mantenere vivo il ricordo di una persona che la musica ce l'aveva assolutamente dentro, aveva una passione, un attaccamento smisurato, quindi sarebbe un peccato che queste cose andassero perse e dimenticate, è importante ricordarlo. L'associazione secondo me è una roba, è un progetto veramente interessante, perché comunque coinvolge un sacco di persone. Carlo era comunque uno che ha lavorato con tantissima gente, che era molto importante per le persone con cui ha lavorato. Sandra ha cercato di trovare dei progetti che potessero essere la continuità del pensiero di Carlo, quindi dei progetti che potessero in qualche modo piacere a Carlo. E noi stiamo facendo in modo di portarli avanti nello stesso spirito, perché comunque ognuno di noi ha imparato qualcosa da Carlo, è il momento di restituirlo. Se avesse visto la partecipazione che c'è stata stasera, sarebbe stato sicuramente molto contento, perché è stata davvero una dimostrazione che ha lasciato un segno importante. Poi io penso che l'associazione abbia, e le cose che si sono dette stasera siano assolutamente in linea con il pensiero che Carlo avrebbe avuto, quindi non posso che pensarne assolutamente, assolutamente bene. Ma di associazioni che facciano appunto sullo stato di salute della musica, soprattutto sulle figure che si muovono spesso senza, in modo invisibile, ma che sono figure fondamentali dietro alla musica, sicuramente c'è bisogno. Penso di sì, perché Carlo aveva, si svoltava d'angolo, diciamo che arrivava prima la sua passione e poi il corpo di Carlo, quindi diciamo che Carlo era un passionale, era per quello che eravamo molto molto amici, e quindi niente, io penso che sarebbe stato contento, perché per lui la musica era tutto, il sound era tutto, e riuscire in qualche modo attraverso un'organizzazione come questa a trasferire questa sua passione ad altri sarebbe stato per lui fantastico.